Dottore Asero, allora la settimana del pronto soccorso oggi ha merito per fare riflessioni e esempi di competenza sulle queste figure professionali importanti nella sanità e quindi non solo nel pronto soccorso degli infermieri professionali. Sì, anche quest'anno per il secondo anno consecutivo noi partecipiamo alla settimana del pronto soccorso come in tutta Italia. Noi abbiamo, con l'aiuto del dottore Bruno Minniti, che è il rappresentante nursing regionale, nazionale, regionale e nazionale a livello della SIMEO, Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza. Lui si è messo in campo con questo convegno, convention, cioè il trattamento della legalità, dei diritti, dei doveri, delle responsabilità dell'infermiere nella sua professione, nel suo lavoro. È meritorio in quanto è da tanto tempo che io cercavo di inserire merito a livello nazionale come figura professionale, sia medico che infermieristico, e ho avuto la soddisfazione e l'orgoglio di vedere in questa occasione un nostro valido elemento professionale che ci porta agli altari, diciamo, della società scientifica di medicina. Bene, dottore Minniti, allora sì. Vedo qui un ricco programma che discuterete, che state discutendo oggi, dai riferimenti legislativi a quelli deontologici, alla responsabilità professionale, alle guide ministeriali, gli esempi di competenza, ma anche la gestione dei farmaci ad alto rischio e quant'altro, insomma un dibattito molto approfondito. Sì, effettivamente è un... effettivamente insomma è una tematica ampia, anche se partendo appunto da alcuni riferimenti legislativi, deontologici e ministeriali, per arrivare appunto ad alcuni esempi, non numerosi ovviamente per motivi di tempo, ad alcuni esempi di competenze professionali dell'infermiere. E lo facciamo, come ha detto il dottore Asero, quindi nell'ambito della settimana del pronto soccorso, che la SIMEU a partire dal 2014, cioè dall'anno scorso, quindi organizza in questo periodo dell'anno. Effettivamente l'indicazione quindi che la SIMEU ci dà è di manifestare la settimana del pronto soccorso espressamente quindi al di fuori dell'ambito sanitario, quindi espressamente nei locali pubblici, anche nelle scuole. Noi come inizio quest'anno abbiamo quindi preferito quindi affrontare queste tematiche in un locale pubblico, ma ci riprometteremo in base alla risposta che ci sarà, ci riprometteremo l'anno prossimo di organizzare il tutto ancora meglio. Ecco, stavo dicendo, quindi io porterò alcuni esempi quindi di competenze professionali, come il testo della tematica dice, alla luce di alcuni riferimenti ovviamente legislativi, di alcuni riferimenti deontologici, perché parlare di legislazione intera rapportata all'infermiere ci vorrebbe, non basterebbe né un intero giorno, forse neanche un'intera settimana. Così pure parlare di riferimenti di deontologia professionale, quindi avremo bisogno dello stesso tempo e anche delle raccomandazioni ministeriali.
quindi io svolgerò un filo conduttore, insomma, che è finalizzato appunto agli esempi di competenze professionali di cui parlerò. Ecco, oggi voglio chiedere a lei questa, stia pure così, questa figura dell'infermiere professionale, a differenza di 30 anni fa, una volta l'infermiere era una persona assunta che magari prima faceva il camionista, il giardiniere e poi piano piano pratica faceva maestro e faceva l'infermiere, si professionalizzava sul campo. Oggi invece l'infermiere è una professione, quindi uno partecipa a corsi di laurea breve addirittura e quindi è un vero operatore sanitario a tutti gli effetti che collabora con il medico e forse è il pilastro non solo del pronto soccorso ma addirittura della sanità e degli ospedali, vero? Una volta l'infermiere e il medico erano una sola cosa, un'unica cosa, però dal punto di vista lavorativo. Adesso invece è aumentato il legame, cioè adesso c'è la cultura che ci lega con gli infermieri, quindi sono loro dottori in scienze infermieristiche, noi siamo dottori in medicina e chirurgia, e l'affetto, il legame che ci unisce verso l'ammalato, adesso oltre a un rispetto reciproco è anche un legame professionale, culturale. Ecco, oggi c'è però molta carenza di questo personale infermieristico, ma c'è anche di medici, ma c'è soprattutto anche di infermieri. Quanto pesa sulla buona o cattiva sanità che ci ritroviamo? E allora, pesa sicuramente, però è anche questo un punto che discuteremo oggi. Stavo dicendo pesa sicuramente, però se l'infermiere acquisisce delle metodologie lavorative può in buona parte quindi supplire alla carenza organizzativa e noi espressamente quindi porteremo qualche esempio di metodologia applicata al lavoro che consente all'infermiere di lavorare meglio, stancarsi meno, risparmiare energie e garantire di più l'ammalato, che è la cosa più importante. Grazie, buona giornata, buon lavoro.